Nella terra Nella di terra di Mordor, dove dove si si estendono estendono le le ombre. Fu qui, alle pendici del Monte Fato, che Sauron, l'oscuro signore, venne sconfitto dall'ultima alleanza fra uomini ed elfi. È qui che per 2500 anni i Ramminghi di Gondor vigilarono contro una minaccia senza nome, che non poteva essere dimenticata. E mentre la forza di Gondor svaniva, il potere e la malvagità di Sauron crescevano nell'oscurità. È ritornato a Mordor. Ombre e fiamme hanno avvolto il muro cancello e nessun uomo mortale può incamminarsi sul suo sentiero. Yoreth! Dirael! Quello è un colpo perfetto per uccidere polli. Non vorrei farti del male. Quello non basterà di certo. Dirael, il flagello dei polli. Forza! Forza! Fammi vedere che sai fare. Vacci piano. Non sei ancora un soldato. Tirel! Va bene! Sono gli orchi più forti che abbiamo mai visto. Non sono orchi, sono Uruk. Sono molto peggio e ce ne sono troppi. Trova tua madre. Trova tua madre, proteggila. Io sarò alle tue spalle, vai! Sono morto. La morte ti ha esiliato. Buon anniversario, amore. Talion, è bellissimo. Dove l'hai trovato? Ho ancora degli amici a Gondor. Hai parlato con mio padre? Sì, ma non è servito a nulla. È molto ostinato. Andiamo comunque. Dirael non ne sarà felice. Ci sarà pure una vita migliore di questa. Non ora, ma presto. Sono stanca di nascondermi qui, Talion. Se non ci nascondiamo, siamo morti. Forza. Avremmo dovuto andarcene. Ora è tardi. Non muoverti. Aprirò un varco. Sono in troppi. Dovrò restare nascosto. Cappella!
Alza la spada, Ramingo. Talion! La mano nera lo vuole vivo. Yoret! Prendila! Lasciami! È finita! Padre! Dinael, guarda, sono qui, figlio mio. Sono qui. Dovremmo scendere. Yoret! Presto saremo insieme! Presto! Per sempre! Ora il Moshir Kusha ha dato un scelto. Gurar Moshir Kusha ha dato un scelto. Zantiala Gunizak. Torna da me, Elf! Dove mi trovo? Guardati intorno. Ora mi credi, Ramingo? Cosa mi è successo? La morte ti ha esiliato. Abbandonato tra i mondi della luce e del buio. Una maledizione ci unisce tra le mura di Arda. Se ciò che dici è vero, come si spezza la maledizione? Trovando colui che ci ha maledetti. La mano nera di Sauron. Pensa a lui. L'Anikirtela! Che cosa sai della mano nera di Sauron? È un mostro! Fatto d'aria! Cos'altro? Uno dei miei schiavi giurava di averlo affrontato! L'ho venduto per un po' di grog a Kibub, lo schiavista! No! È lì che dobbiamo recarci. Vuoi davvero fidarti di un orco? Non è questione di fiducia. I pensieri non mentono. Beh, qui si mette male. Non vedi?
prigioniero ha creato un diversivo. Perché usi i tuoi occhi per cercare l'Uruk? Io vedo meglio di ogni mortale. Uccidi il capitano. Recidi la testa del serpente e il suo corpo si spegnerà. Allora silenzio e torniamo al lavoro! Vedete quegli schiavi? Hanno cercato di scappare! Non fate... Ehi! Un altro Slack che va messo in riga! Allora non sei morto 10 anni fa. Ne deduco che non sei qui per arrestarmi per tradimento, capitano. Di quella guarnigione restiamo solo noi due, Irgon. Allora perché sei qui? Cerco uno schiavo che ha affrontato la mano nera di Sauron. Che è scappato, vuoi dire? Lo conosci, quindi? Certo. Lo stai guardando. Dove sono i servi dell'oscuro signore? Chissà se lo sai. Forse. Non è il momento per i segreti. Sono bloccato qui da settimane. Piano. Vieni all'accampamento. Chiederemo agli esploratori. Ci verrò. È soltanto un orco. No, vuole essere visto. Procediamo con cautela. Mi chiedo che razza di roditore si nasconde nelle ombre. È stato segnato da qualcosa di molto potente. Lo sento. Credi che abbia delle risposte? Per entrambi. Dobbiamo trovarlo. Non dovrebbe essere difficile. Queste orme non sembrano né di uomo né di bestia. Ragione in più per indagare. Le sue impronte conducono dritte in quella grotta di Karagor. Lì! Sta fuggendo! Che incantesimo è mai questo? Un cimelio perduto, Talion. Allora ricordi? Solo immagini fugaci. Anche se ora preferirei dimenticare. La tua famiglia. Forse è proprio quel dolore a unirci. Che cosa vuoi? Presto! Sta scappando! Ti ricorderà, tesoro. Lo costringeremo. Sì, sì, sì. Dobbiamo ritrovarlo e riprendercelo. Zitto. Zitto, tesoro. Eh.
Pensi che sia così facile sorprendermi, eh? No! Non farci male! Chiedigli del gioiello. Che cosa ne sa? Lucente signore. Sì, lo conosciamo. Ci è venuto a trovare in sogno. Riesci a vedermi? Ah, orrenda creatura! Il tesoro ce l'ha mostrato. Ci ha mostrato i tesori del lucente signore. Basta indovinelli. Sì, giuriamo. Giuriamo di servire il padrone. Gli mostriamo i suoi tesori. Gollum! Gollum! Io non mi fido di lui. Ma ci serve. Non desideri sapere chi sono. Ramingo! Vieni qui se vuoi la mano nera. Quegli schiavi ti riempiono le orecchie di veleno. Ma taglia queste corde e Ratmag ti svelerà tutto. E cosa puoi sapere tu, più di tutti questi orchi morti, eh? Avanti, bastardo! Fallo! Se muoio, non saprai nulla! Potrei anche assecondarti e prendere la tua misera vita. No, 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 scherzavo! Quegli schiavi non hanno speranza contro gli orchi! Il loro piano vale quanto un pesce marcio! Ma Ratmag può dirti come pensano gli orchi! Ratmag farà funzionare il piano! Scopriremo tutto quello che sai. Il tuo problema, Ramingo. Sono i comandanti. Sono ottimi capi. Ma se gli succedesse qualcosa, non potrebbero fermare la tua insurrezione, giusto? Gli darò la caccia. Come? Non sono molto popolari tra noi, e lo sa. Tu sai dove sono? Oh, sì. Ratmag ti guiderà. Tu aiuti. Io aiuto. Abbiamo un accordo. Vedi di non farmene pentire. Fantastico. Ora basta perdere tempo, eh? Prima devo occuparmi di un certo capitano e di qualche Caragor. Vieni con me, amico. Non fidarti di loro. Gli schiavi ti pugnaleranno alle spalle. Almeno gli Uruk ti pugnalano in faccia, soprattutto alla gola. Vogliamo la stessa cosa, Ramingo. Vedi? Tu vuoi uccidere il capitano e qualcuno dovrà sostituirlo. Qualcuno come Ratmag. Quindi è Goroth che comanda? Nell'accampamento, sì. Ma non è un comandante. Rispondono direttamente alla Mano Nera. Quando sarò nella cerchia ristretta della Mano Nera, gliela farò vedere. Diventare capitano è solo il primo passo per arrivare a diventare comandante. Allora preparati a calpestarlo per bene. Mi serve che portiate un corpo nella mia tenda.
mi daranno un bel trofeo. Vattene, scemo! Prendiamo ordini solo da Goroth. Quello è il cadavere che dovete portare. Ora andate! Chiudi quella bocca! Portatemi rispetto, vermi schifosi! La prossima volta capita a voi. Ora è Ratbag che comanda. Diamoci un'occhiata. Sì, e quando avrete finito, vi darò altri cadaveri da trasportare. Vediamoci all'incrocio. C'è un caro amico che sta per perdere la testa. Dobbiamo perdere un duello, Glob! Qui, va bene, io mi metto qui. Facciamo in fretta o perderà la testa. Ammetto che l'idea mi ha... Devi obbedirmi! Ramingo! Questo sì che è un lavoro di squadra, eh? Vai, prima che io cambi idea. È il nostro accordo! L'accordo finisce qui. Boh, se insisti, ma pensavo che... Va bene. Aspetta. Aspetta, Ramingo! Guarda. Quando il comandante saprà della mia vittoria, mi vorrà come guardia del corpo. E io cosa ci guadagno? Un traditore è sempre utile. Io mi occuperò di uno dei comandanti. E tu uccidi gli altri quattro da solo. Poi ci rincontreremo al campo di addestramento. Farò in modo che il comandante sia lì quando tu sei pronto. Che ne dici? Fai in modo di tenerti la testa sul collo stavolta. Ma certo, cioè è il mio piano. Orchi. Profana un altro cadavere e il tuo li raggiungerà. Mostrami un altro tesoro dei tuoi sogni. Sì, ci faremo valere, lucente signore. Vedrai che siamo tuoi amici. Portacili. Sì, presto, venite. Forza. Thank you.
così bel regalo. Che regalo? Ma dov'è il tesoro? Madrunco, vieni qui! Lucente signore! Talion! Lascialo! Perché inseguiamo questi sogni? Non danno risposte, solo altre domande! Questi non sono solo sogni, Talion. Il mio potere cresce ad ogni visione. Il padrone ci protegge. Il ramingo deve andare. È pericoloso qui. Lo aspetteremo alla torre antica. Quel mezz'uomo, Gollum, ci tradirà e ci consegnerà alla mano nera appena ne avrà l'occasione. Non ama l'oscuro, signore. Quella creatura sarà importante per il destino della Terra di Mezzo. Lo sento. Beh, e dov'è? Il tuo amico è un bugiardo o un codardo? Forse è per colpa delle tue minacce. Andiamo a cercare il tuo prezioso tesoro. Ah, il piccolo mostro non è qui. L'aquila caccia le sue prede dall'alto. Faremo lo stesso. Servono almeno 20 uomini per abbatterlo. Allora troveremo un altro modo. Precipitarsi nella grotta ci porterà dritti in bocca ai Graug. Una freccia al posto giusto è quel che serve. Qui la morte ammorba l'aria. Pare che il Graug abbia vinto il duello contro i Karagor. E ora è pronto per un altro. Creature della notte, partorite dal ventre della terra. Solo tu sei capace di tanto, Celebrimbor.
Celebrimbor. Il grande fabbro della seconda era. Ne ho sentito parlare. Ora ricordo il mio nome. Ho cambiato la storia della Terra di Mezzo, forgiato gli anelli del potere. Fuggi, sciocco! Finalmente! Sono io il responsabile di tutto questo. Ecco perché Sauron mi vuole. No! No! Innocente signore è buono! Ci protegge! Chiudi quella bocca! Cattivo Ramingo! Non conosce il lucente signore! Conosco la sua leggenda. Sauron ti ha ingannato perché forgiassi gli anelli. Ha torturato sia te che i tuoi. Il tesoro! L'ha fatto il padrone! Non rammento nulla di tutto ciò. Che importanza ha? Il padrone deve ricordare. Si deve. Noi cercheremo altri tesori. Sì, sì, sì. E poi ci porterà da lui. Mi aggrappo a stralci di memoria, anelli del potere. 9 agli uomini, rovinati dal loro potere, divennero gli spettri dell'anello. Sì, i Nazgûl. Ma i Nazgûl furono distrutti. Come molti di coloro che toccano gli anelli del potere. Sentite, non c'è bisogno di nuove ferite oggi. Questi uccelli mangiano già abbastanza. Maledetti! Quando sarò comandante, questi uccelli mangeranno voi! Hai visto? Puoi tirarmi giù? Sto bene! Non mi sono fatto niente! Senti, so cosa stai pensando! Non è stata colpa mia! Vado dal capo a dirgli che ho ucciso la guardia del corpo! Quello si gira! E ha la faccia identica al verme che abbiamo appena ucciso! Gemelli! Chi l'avrebbe detto? Devi farti vivo per prendere il posto del comandante morto. Ma il comandante non è morto. Lo ucciderò io! Oh, buona idea. Allora ti seguo. Oh, funziona. Una piattaforma d'addestramento. Vediamo come se la cavano davvero i soldati del comandante. Scuoti una gabbia e tira fuori la bestia. Il dolore del mio cavallo echeggerà in te. Finalmente! Sono un comandante! Ramingo!
Abbiamo vinto! Ora rispetta il nostro accordo. Stai tranquillo. Il comandante Ratbag farà in modo che nessuno rovini il tuo piano. Bene. Ma non posso parlare per gli altri comandanti. Non preoccuparti di loro. Mi daresti la tua... Mi serve una lama migliore. Mettiti comodo, Talion. Da questo qui abbiamo ottenuto informazioni preziose, prima che perdesse la testa. Questi orchi non sanno nulla. Stiamo perdendo tempo. Perdendo tempo? Abbiamo scoperto dove nascondono la polvere esplosiva. E cosa vuoi che me ne faccia della polvere esplosiva? Fa parte del piano, amico mio. Mi interessa solo ciò che ci condurrà alla Mano Nera. Sei ansioso di trovare la Mano Nera? Nessun problema. Ti porterò da lui. Con un po' di fortuna, gli Uruk non hanno ancora scoperto la polvere esplosiva. Dovremo liberare i miei uomini per scoprirlo. Credi che la polvere esplosiva possa stanare la Mano Nera? Lo spero. Il nemico è al fosso degli Uruk, dove molti dei miei sono prigionieri. Prego che anche Erin si trovi lì. Io mi occuperò degli Uruk. Potremmo usare una tattica più furtiva e metterli fuori gioco usando la loro debolezza. Il Grog. Hai mai sentito parlare dell'Itlas? È tossico, nonché perfetto per avvelenare gli orchi. Seguimi. Quando disertai dal Cancello Nero, mi ammalai. Fu Erin a guarirmi. È per lei che ti sei unito alla tribù? Mi sono tutti cari, ma lei di più. Non sono molti gli accampamenti in cui possono aver portato Erin. Credi che possa essere qui? Me lo sento. Spero per te che sia vero, Irgon. Ora non mi resta che attendere. Vieni con me. No, no. Vieni con me. No, forza. No. Lo sapevo che eri viva. Lo sapevo. Ci saranno altre battaglie, Talion. Ma troveremo la pace. Ah. Sai di cosa sono capaci questi mostri? Restare qui è una follia. Sì, ma le cose sono cambiate. Non capisci? Ora è dalla nostra parte. Perché mai dovrebbe aiutarci? Settimane fa era nostro nemico. Talion, pronto a combattere? È meglio che porti queste bende agli altri. Gli orchi stanno costruendo un monumento a Sauron. Abbiamo abbastanza polvere per distruggerlo. Bene, ci penserò io a farlo. No, non senza di me.
Pensavo che ti importasse solo di salvare tua moglie. Anch'io. Forza, andiamo prima che cambi idea. Perdona le parole di Erin. Ama la nostra gente. Gli schiavi che ci hai aiutato a liberare mi hanno rivelato il punto debole del monumento a Sauron. Colpiremo lì. Dovremo rubare un carretto di grog agli Uruk. Innescherà la polvere restante. Andiamo. Ora assicuriamoci che i nostri uomini possano spingere il carro fino al monumento, restando lì. Gli uomini proteggeranno il carro. Ripuliamo il crinale per farli passare. Ecco il monumento. È un tributo all'oscurità, costruito col sangue della mia gente. Gioirò nel distruggerlo. Guarda, presto quel monumento cadrà. Ecco, Talion, dipende tutto dalla tua capacità di sgombrare l'avamposto. Solo allora i miei uomini avranno via libera per distruggere il monumento. Uomini! Al cancello! Io mi occuperò degli Uruk. Voi pensate al carro con la polvere. Questo non è nulla rispetto al dolore che già ci strazia. Li hai condannati tutti. La mia gente pensa di aver rivendicato la propria libertà. È questo che gli hai detto? Volevano speranza. Gli ho dato ciò di cui avevano bisogno. È del loro capo che hanno bisogno. Per questi reietti sono meno mostruoso da morto di quanto lo fossi da vivo. I veri mostri sono la Mano Nera e i suoi capitani. Torneranno. Allora questi uomini morranno. Fermo, fratello. Vuole il senza morte. La Mano Nera è qui. Uno dei suoi servi. L'hanno mandato a darci la caccia. Radunerò i miei uomini. Non avete speranza contro i servi di Sauron. Fai fuggire la tua gente da Mordor stanotte, o all'alba sarete morti. C'è una galleria che va al Cancello Nero. Erin, è ora. Addio, amico mio. I
I comandanti locali non hanno fatto nulla per impedire il sacrilegio? Sono caduti in battaglia, mio signore. Tutti tranne me, il comandante Ratbug. Per fortuna, sei ancora vivo. Ora, portami la testa di questo senza morte. Vieni a prendertela. Il ramingo del cancello nero. Dov'era il tuo coraggio quando abbiamo massacrato la tua famiglia? Dov'era? Uccidetelo! Torna alla terra senza morte! Talion, com'è la tua vendetta? Non sono dolci le tenebre? Sei stato impaziente. Avremmo potuto scoprire molte cose. Ha massacrato la mia famiglia di fronte ai miei occhi. Tu cosa avresti fatto? Parli con i vivi? O solo con i morti? Chi sei? Mi chiamo Litari, dal mare di Nurne. Sapevo di trovarti qui. L'ha predetto mia madre. Beh, l'Italia del mare di Nurnen. Saresti dovuta rimanere dove eri. Qui non c'è altro che morte. Marwen, regina della riva, desidera parlare con te. Ha visto le tue sventure in sogno. Una regina con le visioni? Visioni del ritorno del grande Celebrimbor. Desidera fargli un'offerta. Che genere di offerta? Non so altro. Devo fare provviste. Il ritorno a Nurnen sarà lungo e pericoloso. Sono accampata qui vicino. Accompagnarti sarà un onore. Abbiamo sconfitto il martello di Sauron, ma restano ancora il Capitano Nero e la Torre. E il loro padrone. L'odore della carne fresca attira sempre gli spazzini. E viaggiano spesso in branco. Andiamocene, ora. La regina sarà felice di vederti. Donna Margo, regina della riva. Margo!
Il ramingo caduto del cancello nero. Avvicinati. Secondo vostra figlia avete qualcosa per me? Non per te, Talion. Si sta facendo tardi. Presto, l'oscuro signore e il suo esercito marceranno su Mordor, ma risponderemo un grande potere per impedirlo. Sono qui per questo? Vai alla cicatrice di Morgoth. Sottrai l'opera elfica e i ghoul. E trova il nano. Sì, forte madre. Di cosa soffre tua madre? Non si sa. È peggiorata dopo i suoi viaggi. Non esiste rimedio? Esiste, ma hanno invaso l'accampamento. Devo raggiungere la cicatrice di Morgoth. Forse troveremo le tracce dei ghoul vicino a quella carovana depredata che abbiamo visto nei pressi della gola. Quanti Uruk morti. Dovrò ringraziare i ghoul prima di ucciderli. I ghoul sono spazzini. Si portano via tutto, tranne una cosa. Dobbiamo trovare le tracce dei ghoul. Quanti ghoul abbiamo ucciso? Ecco le orme. Mi pare... Questo è un luogo di morte. Deve essere la cicatrice di Morgoth. Nel ventre della bestia, la segretezza è la mia arma. Forgiato dall'oscuro signore e coperto dal sangue della mia famiglia. Ci ha traditi. Il suo potere brucia come il sole e sarà la rovina di tutta la terra di mezzo. Questa è cessata. Ma le insidie no. Fuggiamo da questa oscurità. Domingo, al riparo! Peccato concludere la tua carriera nella pancia di un ghoul, eh?
Sono Thorvin, il cacciatore. Scommetto 10 pinte che ti sei preso il tesoro che cercavo. Ti sono molto grato dell'aiuto, ma non basta ad accordarti i diritti di proprietà. Tienilo! Ho trovato qualcosa che vale molto di più. E sarebbe a dire? Un nuovo compagno di caccia. Quello che cacci non mi interessa, Mastro Nano. Anche se ti conduce allo scalpello che appartiene a quel martello? C'è un'esca per ognuno di noi. E si dà il caso che la tua sia vecchissima. Beh, se mai ti andasse di cacciare, sono accampato qui vicino. Trova il nano. E la tua visione, Celebrimbor? Usai i suoi insegnamenti per forgiare i 3 in segreto: acqua, aria e fuoco. Tieni. Grazie. Ho trovato il martello di Mithril. Puoi dirmi perché alla mia anima è stata negata la morte? Sei stato vittima di un sacrificio di sangue. Come posso liberarmi? Distruggi la Mano Nera e i suoi seguaci e prenditi Mordor. Gli uomini di Gondor non mi aiuteranno. Non ti servono. Il tuo potere ti procurerà alleati, volontari o meno. Un esercito di orchi. Come? Come posso fare? La risposta è nella fortezza qui vicino, ma ciò che cerchi non rimarrà lì a lungo. Marwen consiglia rapidità. Il futuro va compiuto. Non è loro che cerchiamo, ma ciò che portano. Voglio salvarli comunque. Non farti accecare dai sentimenti. Secondo la regina, la chiave per ottenere un esercito di orchi è in questa fortezza. Marchiando quegli arcieri potremo formare un esercito e salvare quegli uomini. Ora mi appartieni. Mi inchino a te. Mira la luce dei miei occhi. Contempla le fiamme blu che ti salveranno. Spaccali in due. Qui! Mandato la signora della riva? La regina ha detto di attendere che lo scontro finisse, ma gli orchi ci hanno... Hai visto? Le sue visioni si avverano sempre. Sì, ma ti avevo detto di... Avete qualcosa per me? La regina ci ha mandati qui per questo. Thank you.
Uccidere gli Uruk è un conto. Convincerli a seguirci è tutta un'altra storia. È un dono. Possiamo usare l'arma del nemico contro di lui. Dama Marwen. No! Perché sei tornato? Non hai ancora finito. Come sapevate dove trovarlo? Me l'ha mostrato. Non mi avete detto cosa volete in cambio? Solo che tu scopra di cosa sei davvero capace. Cerca un orco capo, fallo diventare comandante e tutti i suoi soldati saranno tuoi. E dove dovrei condurre il mio nuovo esercito? Portalo da me e te lo mostrerò. Marwen ha detto che vuole un esercito. Non formeremo un esercito, ma lo comanderemo. Dobbiamo trovare un capitano Uruk da soggiogare. Nei paraggi c'è uno schiavista di nome Grublik. Lo costringeremo a servirci. Sono più del previsto. Dovremo eliminarli per isolare il capitano. Ben fatto, è nostro. Dobbiamo farne una guardia del corpo se vogliamo che diventi comandante. È dal primo rombo del tuono che nasce presto la tempesta. Unitevi a me o assaggiate la mia spada! Inchinarmi davanti a te? Prova a costringermi. Devo aiutare Grublik a eliminare coloro che lo sfidano. Ora che abbiamo un cacciatore, bracchiamo la preda. Il comandante ha scelto il nostro capitano. Dunque ha scelto la morte. Un vantaggio maggiore ci preparerà alla battaglia. La regina Marwen era posseduta. Lo stregone la usava per arrivare a te, per assemblare un esercito all'interno di Mordor. Sauron e Saruman vogliono il potere del creatore d'anelli. Può esistere un solo signore degli anelli. La regina ci ha dato grande forza. La forza non va dilapidata, ma infugnata. La regina ci mostrerà come. La strategia di Marwen ha dato grandi risultati. Un esercito con cui affrontare l'oscurità. Uno specchio che si specchia, pronto a incrinarsi. Dovremo tornare da Marwen. Avrà altro da dirci. Resistermi, Celebrimbor! Insieme saremo invincibili! L'oscuro signore è debole! Il nostro esercito può distruggerlo! Il nostro esercito può distruggere! Spezza il bastone!
bene? Sì. Sto bene ora che posso vederti, figlia mia. Era sotto l'incantesimo di uno stregone molto potente. Talion, mi dispiace. Saruman ti ha portato qui mio malgrado. Gli ho chiesto aiuto. Invece sono finita prigioniera del mio corpo. Cosa hai visto nelle tue visioni? Ho visto i servi di Sauron. La torre. E la mano nera. Causano molto dolore. Se vuoi sapere dove sono, si trovano oltre il mare di Nurnen. Quanto è forte il loro esercito? Abbastanza da sconfiggerci tutti. Allora ne servirà uno anche a noi. Il male ti affligge ancora. Riposati. Farò i preparativi per la nostra partenza da Mordor. Saruman è uno degli Istari. Col potere dell'anello avrebbe potuto costruire un esercito per sfidare l'Oscuro Signore. Ed è questo che faremo, sebbene una guarnigione non sia un esercito. Sì. Ci servono altri comandanti per creare un vero esercito. Non mi importa dei rischi. È per il bene della regina. Mia signora, non attaccare mi attaccare l'accampamento è imprudente. È dalla nostra parte. Non ho scelta, Talion. Mi serve l'Elisir per mia madre. Perfino l'estraneo pensa che sia una follia. So che ti ricorda qualcuno, Talion. Ma lei è di questo mondo e tu no. Troppo rischioso. Basta! L'attacco si farà. Mi occuperò io degli orchi. Noi ti seguiremo di nascosto. Prenderemo la medicina e ce ne andremo. Lo stregone bianco ha sopraffatto la regina. Di nascosto dobbiamo aprire un sentiero così che l'Italia e lei suoi trovino l'Elisir. L'emozione ti acceca. Rischiare per abnegazione è avventato. La medicina sgombrerà la mente alla regina, aiutandoci a svelare il tuo passato. Che la verità giustifichi questa alleanza in tal caso. Hai trovato quella medicina? Sì. Portala alla regina, subito. Dubito che i rimedi umani possano davvero salvarla. Speriamo che curi tua madre. Abbiamo trovato un messaggio. I capi orchi si vedranno al villaggio dei pescatori. Prepareremo un'imboscata. Ti siamo debitori. Sono felice di aiutarvi. Siamo fortunati ad averti. Questa non è la tua gente, Talion. Ricorda tua moglie e tuo figlio. Non ti trattengo. Sì. Non c'è tempo da perdere. La capacità di comando di Litariel palesa la sua forza. Ed essa si riflette negli occhi della sua gente con rispetto, non paura. Che peccato. Se davvero non sai nulla, allora non mi servi. Quando hai finito, appendila in alto. Così il senza morte la troverà. Dove credi di andare, squadrina? Dici dove è nascosto se vuoi una morte rapida! Avrai una morte lenta,
proprio come piace a me. Quell'urlo era di Litaria. Dobbiamo trovarla in fretta. Calma, l'emozione rende i tuoi passi più pesanti. Vedrai che se la tagliuzziamo un po', comincia a parlare. Giù in ginocchio! Sputa la verità, prima che ti faccia sputare i polmoni. Dov'è il senza morte? Guariscimi ancora, Seosi! Eccomi! Piace questo rumore? Mi hanno costretto a stare a guardare mentre macellavano i miei uomini. So come ti senti. Sbrighiamoci. Quando i loro simili cadono, gli Uruk corrono. Anche la mia tribù. Pensa alla vendetta quando saremo in salvo. Non cerco la vendetta. Combatto perché non farlo sarebbe sbagliato. Qui, riposati. Perché l'hai fatto? Per fermare il sangue. Perché sei tornato a salvarmi? Avevo una famiglia. Una moglie. Un figlio. Li ho sepolti con tutti quelli che conoscevo. Resta con noi. Mia madre ti aiuterà. Non posso. Sono un estraneo. Per la mia gente sarai un eroe. Laggiù! Puoi farcela da sola. È questa la risposta? Signora! Aiutala! Siete ferita, vi aiuto io. Dovete andarvene immediatamente, qui non è sicuro. Grazie, Ramingo. Litaria e lei i suoi uomini non sopravvivranno a Mordor. Devono fuggire o perire. La Mano Nera pagherà per questo. Non mi ha visto. Una morte pulita. Non sprecheremo niente di lei. Come ti chiami, Ramingo? Talion. Che cos'eri? Un tenente? A dire il vero, ero un capitano. Oh, mi scuso! C'è un capitano tra noi! Beh, allora, diamoci una mossa, eh? Arriva il capitano, meglio affilare le spade, sì, e lucidare per bene gli stivali. Allora... dimmi, mio capitano, hai mai dato la caccia a un Graug? Un Graug a ciò che mi hai promesso? Sì. Non un Graug qualsiasi. Il più grosso che abbia mai visto. Stiamo pronti. Non avrò problemi. Mi hanno addestrato bene. Il mio cane, Argento, era addestrato bene. Eppure un mannaro se l'è mangiato. Cacciare non è questione di regole. Non aspetteremo in riga che qualcuno giochi con le nostre vite. È una questione di istinto e di coraggio. E come vedi, io me ne intendo abbastanza di entrambi. Vuoi imparare a cacciare? Seguimi. La caccia è preda di se stessa. Devi imparare a domarla. Prima lezione di caccia al Karagor.
non morire. A che cosa ci servono? Li cavalchiamo. Sono validi ausili per le nostre cacce. Le bestie non hanno paura del tuo grado. Per loro siamo solo bocconcini. Quando vai a caccia, capitano, la caccia ti cambia. Si spera in meglio, ma non è detto. Quando cacciavo i mannari, li ho capiti immediatamente. Ma i Karagor sono una razza completamente diversa. Ci ho messo quasi un anno. I Karagor odiano l'acqua. Una volta ho provato ad attraversare un fiume sopra uno di loro e si è arrampicato su una scogliera con me sopra. Incredibile quello che fanno pur di non lavarsi. La caccia è la mia padrona. Bella, emozionante, coinvolgente. E non si lamenta come mia moglie. Non hai vissuto davvero finché non vai a caccia, capitano. L'aria ha un altro odore. Sa di trionfo. Ramingo, di qua! Quello laggiù sembra parecchio aggressivo. Non puoi prendere di sorpresa un Karagor. Ti fiuta a un miglio di distanza. Allora che cosa proponi? Perché non vai a presentarti? Chiedigli un passaggio. Quando un Karagor carica, hai due possibilità. Abbatterlo o finire faccia a terra. Terra. E adesso? Salta su e facci un giro! Anch'io ci ho messo più o meno lo stesso tempo a domarne uno. Sei un talento naturale. Non te la sei cavata malissimo. Dove ti sei allenato, capitano? Vengo dal Nero Cancello. Nero Cancello? È un bel posto? Suona un po' cupo. Che serve cavalcare Karagor per uccidere i Graug? Quante domande, capitano. Ma tu non dovevi eseguire gli ordini? Metti alla prova la mia pazienza, Thor. Sta attento e rispetta la bestia. Mi servono dimensioni e potenza per affrontare un Graug. E ricorda, il rispetto va guadagnato. E chissà, magari ti chiamerà anche signore. Questo nano è lontano da casa. Non sempre gli erranti sono perduti. Lasciarti spaventare dalle mie cicatrici. No, affatto. Anche io ne ho qualcuna. Ci credo. Che tipo di cicatrice hai rimediato al Cancello Nero, eh? Da scheggia? O ti sei rovinato la voce urlando ai tuoi soldati di combattere? Vacci piano. Ho cicatrici profonde. Queste me le ha fatte il possente Graug. Ha ucciso il mio compagno di caccia. Che facciamo ora? Ho un'altra lezione per te, capitano. Forse questa non ti lascerà nessuna cicatrice. Che lezione assurda hai preparato questa volta? Colpire Crebain per prepararci ad attaccare il possente Graug? Vuoi cacciare i Graug? Va bene, ma non uno qualunque. Questo è raro, è territoriale e abbastanza forte da reclamare questa terra come sua. Io e te siamo due intrusi. Capitano, ha mai ucciso un Graug? Questo sarà solo il primo. Così parla un vero cacciatore. Ho la sensazione che potresti riuscire a sopravvivere. Visto che è la parte più grossa di te, mi dice bene. Quindi hai un piano per uccidere quel Graug? Sì, capitano. E visto che sei bravo a obbedire, te lo rivelerò passo passo.
1. Mentre mastica un Uruk, vai alle sue spalle e colpisci quel bestione alla caviglia per dissanguarlo. Perché non la gola? C'è solo un punto del Graug non coperto da scaglie aguzze. Per questo le debolezze si chiamano talloni di Graug. Vuoi che mi avvicini di soppiatto? Se ci riesci senza farti schiacciare, sì. Eccolo! Che esemplare magnifico! E farà una magnifica fine. Due. Il sangue attrae i Karagor. Salta su uno di loro prima che ti calpesti. Così sarai veloce quanto il Graug. Fatti inseguire, io ti aspetto. Sarà una bella corsa. Tre. Io lo distrarrò usando tutto il mio fascino. A quel punto, capitano, lo colpisci alla testa. Sembra facile. E il 4? Non c'è nessun 4! Dovrebbe essere morto! Hai sbagliato qualcosa! Sto eseguendo i tuoi ordini! Quello è il problema! Pensa con la tua testa! Ho un'idea! Ma che fa? Non puoi cavalcare un Graug! Che gran cacciatore! Beh, lo ammetto, è un po' insolito cavalcare un Graug. Ogni tanto è bello improvvisare, eh? Bene, capitano, siediti. Hai mostrato istinto, buon senso e rispetto. Addestramento finito. Hai coraggio. Andiamo a far danni, eh? Sì. Le tenebre di Mordor non sembrano avere effetto su quel nano. I sette anelli del potere non hanno trasformato i re dei nani in spettri, come è accaduto ai nove uomini. Sono ostinati e il male non riesce a dominarli. Per questo Sauron ha giurato di distruggerli. Thorfinn! Salta su, capitano! Si va a caccia! Una cavalcatura letale come te! Attento! Questo vuole pranzare! Questa è la caccia di una vita, per quanto breve! Sai dove andare, vero? La vera domanda è, sei pronto per cavalcarlo? Qualunque cosa accada durante la caccia, pensa sempre, cosa farebbe Thorfinn? Anzi, è una lezione di vita che vale sempre. Spero che ricordi l'addestramento, altrimenti il possente Graug ti schiaccerà contro il muro. Sono pronto a combattere il Graug. È quello che fai sempre, lotti. Niente arte, niente finezze. La caccia non è solo colpire e uccidere, è una cosa più grande. Dal tuo punto di vista, nano, tutto è più grande. Sì, questo Graug è molto grande. Ah no, mi stai prendendo in giro. I Graug sono fra le specie più antiche di Mordor e fra le più letali. È passato molto tempo da quando ho affrontato questo Graug. Speriamo che non sia invecchiato bene come me. Una volta, col mio socio, ho inseguito un Graug da Monte Dolme, da Nogrod. Dopo averlo ucciso, siamo rimasti bloccati sotto la sua zampa per 2 giorni. Ah, che bei tempi! L'ultima volta che ho visto la bestia, io e il mio socio l'abbiamo inseguita nella sua tana.
Come sei sopravvissuto? Fortuna! Il Graug mi ha tramortito. Quando mi sono svegliato, aveva divorato il mio socio. Affrontarlo da solo era stata una condanna a morte. Do la caccia a questo Graug da quasi un decennio. La mia dedizione a quest'unica bestia è stata totale. Dedizione? Non sarà che predichi meglio di quanto cacci? Divertente, capitano. Ma sarò io a ridere quando la bestia ti mangerà vivo. Il possente Graug sarà la mia eredità. I nani parleranno di Thorfinn il cacciatore per generazioni. Mi assicurerò che nominino anche te di tanto in tanto. I Karagor sono troppo quieti. Il Graug non deve essere in casa. Entriamo e aspettiamo. Un'imboscata. Molto militare. Mi piace. Un'ascia. È affilata come quando nostro padre la fece. Porrò fine. Penso che sia morto. Questa sì che è una caccia al Graug. Puoi ben dirlo. La prossima volta non ti divertirai da solo. No. Dovrai aspettare. Anch'io ho una preda da seguire. Avrai bisogno d'aiuto. Io potrei... Grazie, Thorfinn. Ma devo farlo da solo. Beh, se sopravvivi...
Vieni ai Monti Azzurri. Ho molti amici, gli svuoteremo le scorte di birra. Ho visto quanto bevono i nani. Spero di incontrarti di nuovo. Come? Come ti tiro fuori di qui, eh? Ora che la caccia è finita, spero che Thorvin trovi la strada di casa. In quel caso, scoprirà che casa sua non è più come l'aveva lasciata. Grazie per essere accorso in nostro aiuto, capitano. Sì. Non credevo che la regina potesse apprezzare i miei traffici, signora. Eccoli. Orchi. Sono pessimi passeggeri. Ma non i peggiori. Occhio a quell'asse! Ehi, non toccare! Regina Marwen, sono felice che stiate meglio. Le barche sono pronte. I marinai sanno qual è la tua destinazione. Bene. Per quanto ti obbediranno gli orchi? Credo per tutto il tempo che voglio. Vi sono debitore. Ti dobbiamo la vita, Talion. Pensa a porre fine a questa follia. Signora. Arriva! La morte ammantata di fiamme blu! Accogliete il destino! Portategli il dono degli uomini! Spegnete le fiamme con il sangue degli Uruk-hai! Riempi l'aria col pianto degli Uruk e la terra col loro sangue! Per la terra di mezzo! Una trappola. Il silenzio ci sfida. Di che stregoneria si tratta?
Non ti aspettavo. I miei soldati ti hanno dato un degno benvenuto. Dove sei? Fatti vedere! Questa è opera della torre. La mano nera ti stava cercando. Ma sarà un piacere farti fuori personalmente. Inchinati. E io ti porterò dall'oscuro signore in con me. No, mai, per nessuno. L'oscuro signore ti perdona, Celebrimbor. Torna da lui e abbandona quest'uomo morto. Alzati ora e combatti. Non c'è bisogno, Ramingo. Celebrimbor è il tuo male. Ti ha scelto. Silenzio! E può liberarti quando vuoi. È solo questo che sei, Ramingo. Uno strumento del creatore d'anelli. Come vuoi. Non rivedrai più la tua famiglia. Ingannato. Era opera di Sauron. No, sei stato tu! Dovevo morire con la mia famiglia. Credevo anelassi vendetta. Posso lasciarti. Ma c'è solo un modo per chiudere il cerchio. La mano nera rimane. Non per molto. Questa.
Ma gliel'abbiamo rubato. Ash-Nazg Gimatul, Ash-Nazg Drakatuluk, Ag-Burzum Ishikrimpatul. Quell'anello era mio. Dove lo nascondono? Dove? Sparisci. Il tesoro è nostro. Nostro! Sauron sa che siamo qui. Non facciamolo attendere. La libertà alla strega della spiaggia. La libertà di morire col suo popolo. Ho sentito dire che hai decapitato la torre. Per questo ti scuoierò. Un dono per te, Celebrimbor. Yeah!
Signore ti ha dato una seconda occasione per stare al suo fianco. Ma io non te ne do. Saremo uniti insieme nella morte. Così sia. Torna da me, creatore d'anelli! Sauron è morta. La riva Citeriore ci chiama. Non è più la nostra guerra. Ho tentato di batterlo. È impossibile. Potresti davvero riposare per l'eternità, sapendo che avresti potuto fermarlo e non hai fatto nulla. È tempo di forgiare un nuovo anello.